thank you Torno all'appuntamento settimanale del venerdì con lo speciale news dedicato alle attività Wisp nella nostra regione. Anche oggi servizi e approfondimenti sulle iniziative che vedono protagonisti i comitati Wisp e le quasi mille associazioni e società ligure affiliate all'Unione Italiana Sport per Tutti. Ogni giorno aggiornamenti, notizie sia sui eh, siti riferiti al mondo Wisp sia sui social, la pagina Facebook, la pagina Twitter che ruotano nell'ambito del mondo Wisp, nonché sul portale primocanale.it. Apriamo questa edizione parlando di basket. A Genova infatti è tutto pronto per la terza edizione del campionato amatori Wisp di pallacanestro. Ancora pochi giorni per iscriversi al campionato che si concluderà con la fase regionale, ancora una volta sostenuta da Latte Tiguglio Centro Latte Rapallo. Tutti i dettagli nel servizio di questa puntata. Ricreativo Teste Mobili e Polisportiva Santa Maria Rapallo sono le formazioni che hanno scritto il proprio nome nel giovane albodoro della Lega Pallacanestro Wisp, pronta a dare il via anche in questa nuova stagione sportiva al campionato amatori Wisp Genova. Prevista infatti per il mese di novembre la partenza della terza edizione, che si apre in questa stagione anche a formazioni dalla provincia di Savona e dal Basso Piemonte. Per la Lega Pallacanestro coordinata da Tommaso Ricci, un bel riconoscimento al lavoro svolto in questi anni con l'ambizione, per non dire la certezza, di superare quest'anno il traguardo delle 10 squadre partecipanti. Numeri importanti che testimoniano la crescita del movimento a Genova, grazie anche alla collaborazione di realtà consolidate come quella Spezzina, dove la Lega Pallacanestro Wisp presieduta da Andrea Dreini promuove da molti anni un campionato amatoriale molto partecipato e di assoluto livello. Per il terzo anno consecutivo inoltre per tutte le squadre partecipanti in palio non solo il titolo provinciale 2015-2016, ma anche l'accesso alla fase regionale Latte Tigulio Cup riservata alle prime classificate dei campionati territoriali liguri targati Wisp. L'attività della Lega Pallacanestro proseguirà poi anche in estate, con Genova che avrà l'onore anche nel 2016 di ospitare la prima tappa ufficiale del circuito nazionale Wisp di Summer Basket. Proprio le formazioni vincitrici, l'appuntamento genovese sono da sempre grandi protagoniste del master finale di Pesaro, con diversi titoli italiani conquistati sia nella categoria maschile che in quella femminile. Notizie, aggiornamenti ed approfondimenti sulle attività sul portale internet Wisp.it Genova. La pallacanestro passiamo ora a parlare di un altro sport di squadra, la, palla, la pallanuoto, anche in questo caso, infatti, ultimi giorni per formalizzare. L'iscrizione al campionato regionale Wisp per una disciplina per cui anche nel settore amatoriale la nostra regione vanta un palmares di tutta eccezione a livello nazionale. Tutte le novità della stagione 2015-2016 in questo servizio. Al ponente allevante della regione sono sempre numerose le società sportive che ogni anno confermano la partecipazione di una propria squadra al campionato regionale amatori di pallanuoto targato Wisp Liguria. Con iscrizioni che per questa nuova edizione si chiuderanno il prossimo 9 ottobre, si registra già la conferma quasi in blocco delle formazioni dello scorso anno. Con alcuni probabili new entry pronte a mettersi in gioco nella realtà amatoriale Wispina. I campioni in carica della Ravinantes Nantes Monaco saranno quindi chiamati a una stagione impegnativa per poter riconfermare l'ottimo risultato dello scorso anno, che li ha visti grandi protagonisti dall'inizio alla fine. Salgono le quotazioni anche dei vice campioni dell'Aquarium Valle Scrivia Noctis Nantes che sulla scia dell'entusiasmo. Anche per l'ottimo secondo posto ottenuto alle finali nazionali WISP 2015 si preannunciano tre pretendenti al titolo regionale. Sul fronte del calendario i dirigenti WISP attendono ora la chiusura dell'iscrizione per la suddivisione dei gironi. Ma è confermata la possibilità per ogni squadra di scegliere la giornata e lo spazio acqua per le partite casalinghe. Prosegue inoltre la collaborazione con il settore arbitrale della Federazione Italiana Nuoto per la direzione di tutte le partite di campionato, dove si registra ancora una volta la presenza di ben due compagini della storica e gloriosa società, Rarinantes e Savona. Aggiornamenti e notizie, come sempre, sul portale internet wisp.it. Genova. Spostiamoci adesso sul portale PrimoCanale.it che segue le iniziative che ruotano intorno al mondo WISP e qui troviamo la notizia relativa alla partenza del nuovo campionato di calcio 11 organizzato dalla Lega Calcio del Comitato WISP della Spezia. Leggiamo testualmente su PrimoCanale.it che ha preso il via ufficiale gio il giovedì 1 ottobre sulla nuova erba sintetica del campo Pieroni, la Pieve della Spezia, con l'anticipo della prima giornata d'andata. Eh, il nuovo campionato dilettante di, di calcio a 11 organizzato dopo alcuni anni di stop dalla Lega Calcio del Comitato Territoriale UISP della Spezia. Ben 13 le formazioni partecipanti che si vanno ad aggiungere alle 60 squadre iscritte ai gironi del campionato a 7 giocatori. Un risultato oltremodo importante per la Lega Calcio del UISP Spezzina, presieduta da Mauro Bravo. Prima di chiudere. Un ultimo servizio sulla stagione della Lega Danza Wisp con un calendario di manifestazioni davvero intenso che scopriamo insieme durante i prossimi mesi. Il calendario di, questo, di questa realtà fa spiccare l'undicesima edizione del concorso di coreografie variazioni. E si tratti di classico, moderno, contemporaneo, hip hop o di altri generi in crescita in questi ultimi anni, come le danze tradizionali, folcloristiche e africane, tutti in Wisp trovano la propria dimensione grazie ad un calendario di manifestazioni davvero intenso a copertura dell'intera stagione sportiva. La Lega Danza rappresenta da sempre per il Comitato Regionale Wisp uno dei settori più trainanti, con un tessuto associativo ogni giorno sempre più attivo sull'intero territorio ligure. Per le scuole di danza affiliate l'UISP promuove ogni anno numerose iniziative che vanno da appuntamenti più promozionali come la rassegna giovanile Illumina il Natale a manifestazioni a carattere più competitivo come il prestigioso concorso nazionale di coreografie e variazioni. E proprio il concorso variazioni rappresenta uno degli eventi di punta del calendario ufficiale 2015-16 presentato in anteprima alle associazioni affiliate in occasione del recente incontro di inizio attività Tante le opportunità con Wisp sempre più impegnata a supportare il prezioso lavoro che dirigenti, insegnanti ed operatori sportivi delle centinaia di associazioni svolgono quotidianamente per la promozione della danza a tutti i livelli. Per il quinto appuntamento stagionale di Sport per Tutti in Forma speciale news il nuovo TG di Primo Canale dedicato al mondo Wisp è davvero tutto l'appuntamento con le notizie legate al mondo Wisp ovviamente sui portali dell'associazione ma anche sui social Facebook e Twitter nonché sul portale primocanale.it e poi lo spazio vi ricordo dedicato al mondo Wisp proprio sulla nostra emittente il martedì Davvero è tutto, un caro saluto e buona continuazione di programmazione su Primo Canale.